Buongiorno amici, buongiorno a tutti, sono Mauro Gozzi di Mauro. Oggi andiamo a fare un lavoro particolare. Vi avevo promesso che una volta rifatte le piantine della seconda semina, appunto, della mia insalata, avrei provato a fare i trapianti in soil blocker. È una cosa che ho già fatto l'anno scorso, quindi io posso dirvi che riesce, che funziona. Del soil blocker mi fate tante domande, dunque io vi posso rispondere in questo modo. Non è il 100% della cosa che mi aspettavo anche io. Ha dei limiti, naturalmente. Uno di questi è il fatto che asciugano troppo velocemente i blocchetti, quindi si seccano molto gli stampini che avete fatto, cosa che invece nel preformato, quello di plastica, non accade. Un'altra delle cose che a me invece impegna meno è il discorso del tempo. Richiede molto più tempo, quindi se richiede molto più tempo per farli, perché bisogna prepararli, stampinarli, poi lavorarli nella vaschetta, sicuramente è molto più veloce. Questa cosa io l'avevo chiesta via mail anche a Charles, perché in uno dei suoi video ho visto che lo provava, così come lo usa Red Garden, come lo usano anche tante altre persone nel mondo. Devo fare degli esperimenti diversi, dovrò avere il tempo di costruirmi delle vaschette adatte appunto ad alloggiare appunto gli stampini dei soil blocker e più avanti col tempo probabilmente vi farò vedere anche questo. Ora abbiamo, spero di farvi contenti, nel senso che cerco sempre di migliorare, l'audio ce l'ho addosso, quindi spero si senta bene. Poi ho messo una ripresa da questa parte che mi fa lo zoom, come potete vedere adesso. Ok, si vede sul tavolo. Una ripresa frontale che è quella un po' più distanziata che dà il campo aperto, vi fa vedere dove sto lavorando. Qui alle spalle ho preparato i cavalletti con le mensole per fare appunto per mettere tutte le varie piante. Ho spostato il mio pinetto perché non lo lascio più in piena luce, prenderà meno ore di sole in quell'angolo. È una pianta invernale, e mentre invece dall'altra parte dove c'è il cassone del compost abbiamo appunto la parte operativa dove adesso vado a preparare gli stampini. Vedi, cerco di farvi vedere più dettagli possibili perché tanti di voi mi chiedono questa cosa e per me è anche importante appunto se riesco in qualche modo ad accontentarvi tutti. Ora, iniziamo, mando le ciance e diamo inizio ai lavori. Passiamo alla parte operativa dall'altra parte di là. Ecco qua, sono apparso da questa parte, invece vedete probabilmente solo le mani, e come ho già spiegato in altre occasioni, questo è compost che io ho setacciato con una cassetta della frutta che ha il quadro da 5 mm, quindi più o meno, prendetelo per buono così. Ora io vado a rimettermelo da questa parte in questa cassetta dove faremo l'impasto vero e proprio. Se vedete qualche pezzo grosso scartatelo perché poi magari all'interno del soil blocker vi disturba. Successivamente a questa operazione si fa acqua. Andiamo a mettere l'acqua, la bagniamo bene. Facciamo l'impasto. Che la Nutella, lo salutiamo all'interno di questo video proprio così tutte le mattine. Non riesco a darvi l'idea di quanto deve essere, diciamo che se è bello bagnato lo stampino riesce anche più facile da fare. Se è molto asciutta la roba si impasta meno, si disgrega prima, anche in fase di costruzione. Allora, dovremmo fare probabilmente due impasti, ma possiamo anche terminare il video per non farlo venire lunghissimo, magari poi termino io di fare gli stampi mancanti, però cominciamo con questa cosa. Devo prendermi forse la cazzolina piccola perché la preferisco. Allora, questa qua facciamo così. La appoggiamo così. Ok. Di qua, e spero che mi vediate bene in questo caso. Ma
Posso anche verificare io da qui adesso, guardate, tanto qui siamo nel canale vivo, sì, lo muovo un pelino così, ecco qua. Canale vivo, quelle cose fanno sul serio. Lo stampino del soil blocker ha questi punzoni, in questo caso ho messo quelli più lunghi, che mi lasciano un foro bello, tondo, all'interno del blocchetto, quindi nella parte sopra del blocchetto. Quindi è normale questa manovra. Devo appoggiare bene la cassetta perché se no faccio i danni e poi mi vola al giro qualcosa. Come vi dicevo prima nella prefazione del video, soil blocker richiede purtroppo più tempo, perché vedete che l'operazione di produzione di questi blocchetti richiede più tempo che non andare adesso a riempire direttamente la vostra cassettina, diciamo, di plastica, no? Quindi è normale. Poi lo recuperate tutto dopo, perché quando andate a buttare il blocchetto direttamente in terra avete meno problemi. Lo prendete, lo interrate direttamente così intero com'è, senza fare null'altro. Questa tenda l'ho messa troppo vicina a me. Non sono messo benissimo stamattina, eh? Il lavoro per essere bello deve essere anche comodo. Io non sono mica molto comodo adesso. Allora, abbiamo fatto la prima serie di stampi. Una, due, tre, quattro, cinque file, 5 per 4, 20. Andiamo nella base operativa sul banco. Mi sciacquo le mani e riprendiamo il lavoro. Ecco qua. Allora, riprendiamo il lavoro in questo modo. Qui vediamo, io per il momento, per farvi il video anche leggermente più breve, ne ho stampati solo 20 pezzi, ma ce ne stanno 40 in questa vaschetta perché sono 5-5-10 file da 4 pezzi l'uno. Quindi procedo in questo modo. Dei due settori di semina che avevo farò solo una parte. Questa rossa la lascio venire avanti un po' di più, sto aspettando che cresca un pelino di più. Da quest'altra parte abbiamo un'insalata mista nostra con dei semi miei autoprodotti ed è una semina del 10.03, quindi questa semina, così come la vedete adesso, è del 10 di marzo. Oggi ne abbiamo 6 aprile. Ok, quindi vado a smuovere la terra esattamente. Poi prendo la piantina, la accompagno all'interno del forellino e gli faccio cadere leggermente un po' di terriccio del foro stesso, quindi non vado ad aggiungere altro materiale, inserisco bene la radice, vedete? Spero si veda bene. Poi inizio a calpestare leggermente il forellino. E in questo caso gli permetto alla terra di andare a richiudermi il forellino con la radice. Guardate questa qua, è piccolissima, ha delle belle radici,
Queste radici vanno accompagnate all'interno del foro, così come ho fatto io, ecco, e poi richiudo. Ok? Ripeto, spero che si veda bene. Ora mi giro un po' così anche. Di queste piante che voi avete qui ne vengono ma veramente tante, 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 tante. La semina a spaglio vi rende veramente tante, l'avrò detto 10 volte, ma non fa niente come sempre. Guardate. Non tirate la pianta. Una raccomandazione che io vi faccio, non tirate la pianta quando la tirate fuori dalla terra così, ma prima smollategli alla base, smollategli la radice, le radici, allentatele, perché altrimenti, questa non viene bene troppo piccola, perché altrimenti la strappate, gli rompete i capillari sotto e la pianta avrà una ripresa più lenta e una sofferenza maggiore. Ok, un'altra cosa che vi posso dire è che di questi trapianti non tutti andranno a buon fine. Nei prossimi giorni aspettatevi di vedere magari uno sterminio di piante morte, perché non hanno attaccato, hanno sofferto il trapianto. Ok, quindi è normale. La stessa identica cosa la potete fare. Per esempio, se lo fate in vaschetta normalissima, quindi con i preformati o con degli altri vasetti, farete il buchetto con questo punteruolo, con un pezzo di legno, con qualsiasi cosa vi viene in mano in quel momento e cacciate dentro allo stesso modo la radice. Io uso soil blocker perché sto cercando pian pianino, anche se vi confermo che è difficile, sto cercando piano pianino di eliminare più plastica possibile dal mio giardino. Ok. Le altre che restano, vi dico anche, le lascio ancora lì che vengano più grandi. Non è un problema se crescono un po' di più. Se crescono troppo, subiranno uno shock più forte nel trapianto, quindi dovete sapere voi più o meno quando è il momento vederlo a occhio. Avere un contatto con la natura, come dico io, e capire quando sarà il momento magari più adatto per fare il trapianto. O eventualmente, se la vaschetta è rimasta ben popolata, fate che lasciarla lì direttamente e andrete a fare le prime sfogliature sul posto, i primi tagli sul posto, a mangiarvela lì sul posto, dalla vaschetta stessa. Se non vi serve questa qua, per un'altra semina di qualcos'altro. Io adesso dopo un po' le libero perché voglio farmi magari altre semine, altre radici, quindi vado a intersecare, a intercalare altre semine, ok? Guardate che meraviglia, questa la spingiamo dentro, gli facciamo cadere la terra vicino, i blocchetti devono essere belli bagnati, mi raccomando, belli, belli bagnati adesso perché in questo momento la pianta ha già uno stress, no, non vuole entrare. Aveva poca radice anche. Ok. La pianta ha già uno stress da trapianto. Non facciamogli venire anche lo stress idrico perché altrimenti è triste. Qui rimettete un po' in ordine così. Adesso io farò un'altra cosa. Farò un'altra cosa. Vado a farmi un'altra stampata di altri 20 blocchetti e mi ritrovo con 40 probabili piante di lattuga. Lattuga mista, erano delle lattughe prettamente da foglio da cespo che io sfoglio, c'è un video sul mio canale che vi fa vedere come le sfoglio, è una tecnica che ho copiato da Charles, perché Charles è mio maestro ispiratore, io da lui ho imparato questa tecnica della sfogliatura anche della lattuga e di lasciare praticamente sempre che la pianta dall'interno si riproduca. Là dove ci hanno insegnato, per esempio, che va tagliata, la grossa distribuzione ci ha insegnato tagli il cespo e te lo porto al supermercato. Ok. Se noi facciamo la stessa cosa, nel nostro giardino dovremmo avere una produzione continua di cespi di insalata. Se la lasciate anche ricaccia, ma la seconda volta che ricaccia tende ad andare a fiore perché entra in sofferenza, gli avete tolto praticamente tutto. Se invece voi fate una sfogliatura di almeno un quinto, un quarto, un quinto della pianta,
intersfogliando, lasciando sempre le foglie all'interno, pur essendo lei una rattuga da cespo, si riprodurrà continuamente, si svilupperà molto più velocemente e voi mangerete insalata praticamente tutto il giorno. Ripeto che l'ho già detto in uno dei miei video, avevo dato delle piante a una persona che le aveva poi seminate, queste piante, ed è andata avanti da aprile-maggio fino a ottobre a raccogliere insalata con la stessa pianta, ok? Quindi non abbiamo cambiato la pianta, tagliato la pianta e fatto altre manovre, io dico addirittura inutili. Quindi, detto questo, io direi che lo termino così perché vi ho fatto un video un pochettino più breve, quindi è adatto allo standard perché le medie purtroppo sono un po' bassine e capisco che tutti quanti non avete il tempo di stare davanti al computer. O col telefono in mano, e questo va anche magari bene, per l'amor di Dio, se impegnate quel tempo facendo cose più utili che non ascoltare a me che faccio i blocchetti, va bene lo stesso, cosa cambia? Il mio messaggio invece è sempre lo stesso, senza veleni, l'ho fatto senza veleni, le produco senza veleni, mi autoproduco i semi senza veleni e arriverò a mangiarle senza veleni, ecco, e questo credo sia la cosa più bella possibile. Quindi io adesso con questo messaggio vi ringrazio se mi avete seguito, vi ricordo le solite cose, abbiamo anche il canale Telegram dove faccio anche dei brevi video, c'è un bel gruppo di acquisto con di Sida. No, dai, l'ho detta, non è un gruppo d'ascolto, di parola, di scambio di opinioni, c'è di tutto, un gruppo pubblico. Su Telegram stesso, dove ci sono tanti che partecipano, che mettono foto, fanno vedere i loro progressi nei giardini e vi stimolo ad andare e a fare vedere anche voi con le vostre foto i vostri progressi nel vostro giardino e soprattutto darmi sempre quella certezza che mi seguite, che mi dite veramente che fate le cose senza i veleni, perché non è l'hashtag senza veleni si può che ci porta avanti, è il farlo davvero senza veleni che ci porterà avanti, ci porterà ad avere una comunità sempre più sana e sempre più forte. Ricordatevi che io lo dico sempre, non vogliamo essere omologati, non vogliamo il timbro. Sulla schiena a me non mi devono timbrare. Detto questo vi saluto, non vi porto via altro tempo, guardate ancora per un'altra volta questi blocchetti fantastici, ciao a tutti, pollice alzato se vi è piaciuto, pollice abbassato se non vi è piaciuto, come sempre per me non cambia nulla, ma ora vi saluto, ciao, vado avanti col lavoro.